Ci siamo? Vai. Allora, grazie a tutti e benvenuti, bentrovati, anche gli amici che ci seguono in streaming da casa. Questo è il secondo incontro dei giovedì, presentazione libri alla Festa dell'Unità e io ho il piacere e l'onore di presentare Carla Maria Russo, che è un'autrice che conoscete, penso, tutti, perché in qualsiasi libreria andiamo possiamo trovare i suoi libri. Tutti libri bellissimi che consiglio, in particolare oggi parleremo di questo, ecco, lo faccio vedere lì, chiedo scusa al pubblico, che è l'ultima fatica letteraria di Carla, per ora sì, l'ultima in ordine di tempo, e il titolo è La figlia più amata. È un libro bellissimo, a me è piaciuto molto, non l'ho ancora finito, però la prima cosa che chiedo a Carla immediatamente è ambientazione della figlia più amata, tardo Rinascimento, quasi 1600, Firenze, 1570, seconda metà del 1500. Come mai questa ambientazione? Perché? E poi parliamo del libro. Grazie. Buonasera, grazie della vostra pazienza di aver atteso. Allora, torno a Firenze per la seconda volta, come ricorderai, perché ci sono già stata per il Cavaliere del Giglio. D'altro canto, la Toscana è la mia patria letterario-culturale. Io ne sono innamorata da quando ero al liceo, di Dante, della Divina Commedia. Infatti, nel primo libro nel quale sono andata, con il quale sono andata a Firenze, è stato Il Cavaliere del Giglio, qualcuno se lo ricorderà, sono i tempi della guerra civile, quindi una Firenze completamente diversa da quella di questo libro. Quella di questo libro è la Firenze degli anni tra il 1538 circa e il 1570. Siamo nel momento in cui, se volessimo fare una parabola dei Medici, ma anche dell'Italia, la parabola che ha l'apice con Cosimo il Vecchio dei Medici e Lorenzo il Magnifico, che è suo nipote, comincia a scendere. Comincia a scendere per i Medici, comincia a scendere per l'Italia. Perché? Perché i Medici, e quindi Firenze e quindi la Toscana, con Cosimo e con suo nipote Lorenzo il Magnifico, hanno espresso il massimo. Questa famiglia, che è stata una famiglia di banchieri, era talmente ricca che prestava soldi ai re, come accadeva a parecchi banchieri fiorentini, ma loro hanno scelto bene, hanno puntato su cavalli vincenti e non hanno mai avuto tracolli, come capitava molto spesso ai banchieri dell'epoca. E erano talmente ricchi che se allora ci fosse stata una classifica di Forbes sarebbero stati in testa, assoluti. Prestavano soldi ai re, che vuol dire che la loro influenza non erano, e prestavano soldi al Papa, il che vuol dire che la loro influenza non era solo locale, Firenze e la Toscana, era internazionale. Eppure questa famiglia ha avuto grande fortuna per tutti noi italiani, ha avuto un'immensa passione per l'arte e per la cultura. E parte di quello che ha, dei capitali pazzeschi che ha incassato, l'ha reinvestiti o li ha impiegati, perché non era un investimento, loro era mecenatismo puro, nel mantenere, cioè spesare, tenere a corte, provvedere a tutti i loro bisogni, dargli lavoro in tutti i modi. Artisti, filosofi, scienziati. Loro ci hanno dato il patrimonio culturale e di arte che da tutto il mondo oggi vengono a vedere. Come si colloca uno dei protagonisti del mio libro, cioè Cosimo? Cosimo è intanto non discende proprio dal ramo più puro, cioè Cosimo il Vecchio, suo nipote Lorenzo il Magnifico. Deriva dal ramo del fratello di Cosimo, un ramo quindi collaterale, parallelo, che però, essendo andato in crisi il ramo principale, va al potere. E adesso parleremo di Cosimo, quindi avrò modo di dire chi è, ma in crisi perché? In crisi perché è l'Italia tutta che sta andando in crisi. L'Italia è un gigante sotto
tantissimi profili, tutti connessi con la cultura, con i piedi d'argilla, perché politicamente l'Italia è fragilissima. L'Italia è divisa, l'Italia è il massimo di espressione è quello regionale e sta diventando il terreno di battaglia, come oggi un po' l'Ucraina è il terreno di battaglia tra le grandi potenze, l'Italia è diventata il terreno di battaglia delle grandi potenze che allora erano la Francia e la Spagna e se la vogliono incamerare. Perché? Perché l'Italia è un territorio prestigioso, è un territorio di cultura, un territorio di arte ed è un territorio conquistabile perché politicamente è debolissima. Ma non combattono a casa loro, combattono qui da noi. E quindi, e come, cosa fanno i signori? I signori in qualche caso cadono, come accade agli Sforza. Qui in Lombardia gli Sforza sono i primi a cadere. Già con Ludovico il Moro, siamo alla fine del 400, finiscono. Resiste il sud è in mano spagnola e quindi è via. Venezia verrà ridimensionata con la sconfitta da Agnadello che gli scaglia Giulio II, questa grande crociata che fa contro Venezia. Restano poche signorie che, come si vede molto bene nel libro, non sanno cosa fare, non sanno con chi schierarsi, perché sbagliare schieramento vuol dire tracollare, vuol dire finire. Quindi ti devi schierare o con la Francia o con la Spagna. Se sbagli e punti sul cavallo perdente, come faranno gli Este, rischi, e infatti loro perderanno Ferrara. I Medici si barcameneranno fra mille difficoltà, ma insomma siamo in una fase calante e questo nella cultura, nell'arte si sente tantissimo. Con Cosimo e Lorenzo abbiamo Botticelli, Donatello, Beato Angelico, Ghirlandaio, Gioberti, Filippo Lippi, abbiamo i grandissimi della Robbia. Con Lorenzo il Magnifico abbiamo Botticelli, Michelangelo, Leonardo. Con Cosimo, che è il primo duca di Toscana, abbiamo il massimo autore, è questo, che ha fatto questo capolavoro, ed è Bia, una delle bambine delle quali adesso parleremo, e questo è il Bronzino, Agnolo Bronzino, è il massimo, grandissimo pittore, ma dopo di lui continua a esserci, per carità, soprattutto Michelangelo, che morirà molto tardi, il Caravaggio è di là da venire, ma oltre questo non c'è niente. Quindi siamo in una fase che segnerà la perdita di indipendenza dell'Italia e si sente molto la paura che c'è in queste signorie che hanno la guerra in casa, che non sanno cosa scegliere e che rischiano il loro posto. Sicuramente Cosimo, che è questo personaggio, che seppur non centrale nel libro, perché il libro è un libro sulle donne, a me ha molto colpito. Quindi abbiamo il duca di Toscana, che è anche di un ramo cadetto, non è neanche del ramo, diciamo, più nobile dei Medici, che però ha una caratteristica. E io su questo ti chiedo la differenza tra romanzo e storia vera, ok? Quindi reale. Perché a me questo personaggio, Cosimo, granduca, che è innamorato delle sue figlie femmine, innamorato nel senso più puro del termine, che ama le donne, che addirittura tiene conto del parere delle sue figlie, di alcune in particolare, mi ha molto colpito, perché è un padre modernissimo, modernissimo, ed è una figura che io fino ad oggi, per quanto abbia letto romanzi storici, per quanto mi interessi, non ho mai incontrato, quindi anche poco conosciuto, e di questo ti ringrazio. Quindi se magari arriviamo Cosimo col suo rapporto e poi arriviamo alle bellissime figlie femmine. Allora, tra romanzo e storia, nel mio caso, il mio modo di interpretare è questo. Io amo le storie vere e quindi vengo affascinata da una storia e decido di narrarla. In questo caso, quello che mi ha
colpito veramente, io devo essere molto colpita dalle storie, e questa storia è stata un pugno nello stomaco. Perché? Perché il destino di queste quattro ragazze, che avrebbero potuto avere tutto, che di fatto hanno tutto, e che è accomunato da questa tragedia che le colpisce tutte, è una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca quanto questa storia mi ha è stata proprio una storia struggente. Io quindi non tocco i fatti della storia, quello che accade io lo narro perché è tutto documentato. Non ho bisogno di cambiare una storia vera, è una forma di rispetto. Quando narro una storia vera non me la invento, e quindi rispetto la realtà della storia. Il mio compito è tutt'altro. Il mio compito è indagare nella psicologia dei personaggi, interpretare quei fatti, cioè come possono essere veramente accaduti e quali dinamiche psicologiche hanno portato a quei fatti. Io adoro, amo molto l'introspezione psicologica, capire i personaggi, cosa induce questa gente ad agire in un modo piuttosto che in un altro, cosa porta Cosimo a comportarsi come marito, come padre, in un modo piuttosto che in un altro, cosa induce Isabella a fare certe scelte, perché le nostre scelte dipendono dal nostro modo di essere, dalla nostra psicologia, ed è lì che a me piace andare a lavorare. Cosimo è così com'è, non perché me lo sia inventato così com'è, ma perché l'ho studiato come vicende personali e ho capito il perché lui è stato in questa maniera. Perché è stato in questa maniera? Lui è stato un marito innamorato e molto fedele, cosa che per l'epoca era assurda, assurda. Io non ho trovato un solo signore che non avesse innumerevoli, numerose amanti e figli illegittimi. Ho trovato una sola eccezione, ed è Ercole d'Este, il padre di Isabella d'Este, la famosissima Isabella d'Este, ma lui lo faceva per motivi di etica, lui era molto religioso, quindi aveva una morale rigorosa, eppure anche lui una volta ha tradito sua moglie con una bellissima sua damigella, ed è nato il famosissimo, e anche lì una storia struggente, Giulio d'Este. Se volete la storia, chi ha letto Le Nemiche saprà tutto di questo, di questa struggente storia di Giulio d'Este. Invece Cosimo, durante la sua vita, il suo matrimonio, non ha mai tradito la moglie per scelta, perché l'amava e ne era innamorato. E guardate che se avesse avuto anche un piccolissimo flirt con qualcuno non sarebbe sfuggito, perché nella corte non sfuggiva niente, non sfuggiva niente agli ambasciatori, non sfuggiva niente ai cronisti, non sfuggiva nulla ai pettegolezzi, perché si viveva l'uno accanto all'altro. Quindi come mai e perché è stato innamorato? Perché lui ha voluto scegliersi la moglie, se l'è scelta rimettendoci un sacco di soldi e sostenendo: io voglio una moglie che possa amare. E anche come padre, come hai detto tu, è stato innovatore. Perché? Perché lui era figlio di Giovanni dalle Bande Nere. Chi è Giovanni dalle Bande Nere? Giovanni dalle Bande Nere ha due genitori importanti. La madre è Caterina Sforza. Se qualcuno ha letto La Bastarda della Sforza, Bastarda degli Sforza, sa bene a chi mi riferisco. Una donna molto particolare, molto. Che in definitiva per certi versi ha amato solo questo figlio che ha avuto piuttosto tardi, avendo sposato questo ramo cadetto, questo Giovanni Medici, che poi muore quando il figlio ha 3 mesi, muore che il figlio è bambino, e poco dopo muore anche la madre. Questo bambino Giovanni, lo chiameranno Giovanni, in realtà mi pare si chiamasse Ludovico, ma nessuno lo conosce con questo nome, perché essendo morto il padre lo chiamano tutti con il nome del padre. È il famoso Giovanni dalle Bande Nere. Giovanni dalle Bande Nere che è stato
un ribelle come bambino. Loro, essendo rimasto un medici, essendo rimasto orfano, lo hanno affidato a un tutore che era questo Salviati, un uomo molto ricco, di cui lui sposa la figlia Maria. Pessimo marito, pensate che della moglie Maria si diceva che fosse la moglie più tradita d'Italia, vi basti dire questo, e pessimo padre, perché? Perché giovanissimo è diventato un comandante di Ventura, cioè aveva un suo esercito, dalle bande nere, perché quando è morto Leone X, che era un papa Medici, era il secondo figlio di Lorenzo il Magnifico, il primo era Piero, che era un debole, poi c'è stato questo anche lui Giovanni, che è diventato padre papa Leone X, quando è morto Giovanni ha oscurato le sue insegne con delle bande nere, e allora in segno di lutto. Da quel momento è stato chiamato Giovanni dalle bande nere. Pessimo padre, perché non c'è stato mai. Quindi questo suo figlio Cosimo ha avuto una madre continuamente tradita, un padre totalmente assente. Quindi cosa da chi è stato allevato? È stato tra l'altro totalmente assente, che muore quando questo bambino ha 7-8 anni, perché Giovanni dalle bande nere muore a 28 anni, quindi a 28 anni era già molto famoso. Chi ha visto Il mestiere delle armi di Olmi sa che fine fa Giovanni dalle bande nere. E quindi il figlio non l'ha mai visto sostanzialmente, o l'ha visto così, come con dei flash. Lui viene cresciuto sostanzialmente da chi, questo Cosimo? Dalla madre. Quindi la sua preferenza per le donne ha una spiegazione molto chiara. Lui è stato allevato dalla madre e ha imparato a capire la grandezza che si può nascondere in una donna, la dignità, il coraggio, la dignità con la quale lei ha affrontato questo marito inesistente e che non le ha mai dato peso, l'ha sempre tradita, e ha affrontato tutto con grande dignità. Il coraggio con cui ha difeso Cosimo, perché Cosimo è stato un bambino odiato dal potere. I medici sono diventati duchi proprio in quegli anni, poco dopo che Cosimo è nato. Prima non lo erano, hanno sempre rifiutato il titolo di duca, perché loro erano dalla parte del popolo, uno dei pochissime famiglie nobili che erano schierati con il popolo. Quindi, pur essendo di fatti padroni di Firenze e non solo di Firenze, non hanno mai voluto alcun titolo e hanno sempre mantenuto tutte le istituzioni repubblicane. Poi a un certo punto, dopo la morte di Leone X, quando la situazione italiana è cambiata, gli spagnoli hanno voluto dare questo titolo per guadagnarsi l'appoggio e l'alleanza dei medici. Quindi sono diventati duchi nel 1932, con questo ragazzo Alessandro, che ha una storia complicatissima. Era, pensate, figlio di una schiava di colore, che era schiava dei medici. Insomma, una storia complicatissima. E lo odiava, questo Alessandro odiava Cosimo. Perché? Perché Cosimo era molto amato dai cittadini, era molto amato dal popolo, perché era figlio di Giovanni dalle bande nere, che i fiorentini adoravano e che avrebbero messo al potere se non fosse stato, se non fosse morto così precocemente, giovanissimo. E quindi il duca lo perseguita, il duca non lo vede di buon occhio. Chi lo difende? La madre. Ha soldi? No, ne ha pochissimi. Gli sceglie dei tutori, gli sceglie dei pedagoghi molto modesti. Allora lui, di questa madre, non solo prova l'amore di una madre per il figlio e l'amore che lui ricambia, ma prova la forza. Quindi delle donne ha una stima che gli deriva dal fatto che sua madre non l'ha soltanto, non è stato solo amore quello che ha provato verso la madre, ha provato stima, perché lei ha saputo dargli quello che avrebbe dovuto dargli suo padre e che invece suo padre gli ha negato perché non si è mai fatto vedere. Quindi cresce con questa sensazione che le donne hanno un grande valore, le preferisce agli uomini. E tra l'altro, per una serie di ragioni che adesso vedremo, perché alla fine, parlando delle figlie,
cosa viene fuori? È stato un bravo marito questo Cosimo, è molto moderno per queste ragioni, no? Per la ragione che ha una forte preferenza per le donne che lui marca, che lui sottolinea. Allora, è stato un bravo marito? Sì, è stato un marito eccezionale, non ha mai tradito sua moglie, l'ha sempre amata con tutto se stesso, riamato, quindi un'eccezione. È stato un bravo padre? No. È stato un padre moderno, purtroppo ha commesso gravi errori, come spesso facciamo noi genitori, perché noi ci portiamo il nostro vissuto nella nostra maternità o nella nostra paternità. Il vissuto di Cosimo è questo: lui stima le donne e pensa che gli uomini valgano meno. Cosa fa? Perché come padre sbaglia? Perché non lo tiene per sé, non lo occulta, ma lo rende palese, lo dichiara, lo esprime in ogni sua decisione, in ogni suo gesto. Lui preferisce le ragazze. Quindi cosa crea come padre? Crea una divisione pericolosissima, perché basata sull'astio, basata sull'odio, basata sul risentimento, innanzitutto tra maschi e femmine. Innanzitutto fra maschi e femmine. Il primogenito, che è il primogenito maschio, quindi l'erede al trono, non solo è un maschio, ma è primogenito maschio, quindi erede al trono, non lo accetta. E non lo accetta perché la mentalità dell'epoca, che è poi la mentalità di sempre, diciamocelo francamente, è quello di pensare: ma io sono un maschio, non solo io sono un erede al trono, ma sono maschio. Sono il primo figlio maschio, ma come si permette mio padre di antepormi le mie sorelle? Non è nella sua mentalità, perché non è nella mentalità di nessuno, è un'eccezione, è una cosa che oggi noi un po' concepiamo. Ma badate, chi ha la mia età si ricorda che mio padre, quando gli è nato il primo figlio maschio, era al settimo cielo, e mio suocero, quando gli è nato il primo figlio maschio, ha offerto da bere a metà Venezia, perché loro sono veneziani. Quindi è un retaggio che ci portiamo forse ancora oggi, non lo so, non so bene, ma insomma certamente fino alla mia generazione c'è stato molto forte. Quindi i maschi non accettano questo atteggiamento, e si creerà una divisione basata sull'astio che si rivelerà pericolosissima. Purtroppo anche nei confronti delle femmine commetterà degli errori, adesso vedremo perché. A proposito di, così ti do un attimo per bere, a proposito di figli maschi, quello che ancora oggi diciamo quando diamo un augurio a qualcuno, diciamo bene, ok, in bocca al lupo, auguri e figli maschi, ancora oggi è un retaggio di quello che dicevamo, insomma, ecco, l'augurio dell'essere maschio. Allora, Cosimo è sì un personaggio, tutto quello che Carla ha raccontato, ama molto le figlie femmine, anche se ha delle preferenze anche tra le figlie femmine, di questa bambina che è meravigliosa, copertina pazzesca, ed è bianca, si chiama Bia, è una bianca è il nome, che peraltro non è figlia della moglie ufficiale, ma è probabilmente arriva da una liaison che ha avuto lui in precedenza. Okay? Bianca, quando Cosimo non era ancora sposato e la moglie era ancora di là da venire, l'ha avuta tra i 17 e i 18 anni, ha avuto questa bambina. E pensate, questa bambina, posso parlare di questa bambina l'ha talmente amata, immaginate un ragazzo di neanche 18 anni, lui diventa duca a 18 anni, immaginate oggi un ragazzo di 18 anni che va al potere e ha il titolo di duca e comanda Firenze, la Toscana, ha un mare di nemici, ha la gran parte della nobiltà contro di lui, gli scateneranno i francesi una guerra feroce, eppure riesce a sconfiggere tutti e a stare saldamente sul trono a 18 anni e ha già una bambina. Bene, questa bambina lui la ama così tanto che sostanzialmente anche qui si comporta in modo
totalmente fuori dagli schemi, lui la porta sempre con sé. Questa bambina è sempre con suo padre, lui come duca della Toscana ovviamente deve viaggiare molto, deve andare nelle diverse città, farsi vedere, mostrarsi, visitare tutte le sue terre. In questi viaggi lui se la porta sempre con sé. C'è un legame tra Bia e suo padre talmente forte che della madre non sappiamo niente. Come se fosse un utero in affitto, diremmo oggi. Nel senso che lui cancella tutto ciò che è stata la madre. È scomparsa dalle cronache, nessuno è riuscito a capire chi fosse. Quella bambina è sua, è soltanto sua. Questo spiega il perché, quando a soli 5 anni, solo di Bia facciamo questo accenno, poi delle altre no, non diciamo la fine. Quando questa bimba, forse a seguito dell'ennesimo viaggio fatto in pieno inverno con suo papà ad Arezzo, che non è proprio una terra calda d'inverno, Arezzo è una zona, credetemi, fredda, o forse no, chi lo sa, nessuno ha saputo spiegare le cause di questa morte. A 5 anni Bia muore, e per il padre, che nel frattempo si era già sposato, aveva avuto 2 figli, la morte di questa bambina è una sofferenza atroce, una sofferenza insostenibile. Arriva a un punto in cui ha proprio un tracollo, perché perdere Bia è veramente perdere un pezzo di sé. Ne resta profondamente segnato. Tanto che la moglie, la giovanissima moglie, perché erano sposati da poco, tenete presente che questa donna, Eleonora, sua moglie, fa praticamente un figlio all'anno. Quindi dopo 2 anni di matrimonio hanno già 2 bambini. Lei si è subito legata a Bia, ma quando Bia muore, questa moglie teme che suo marito veramente si perda. Ecco. Quindi è il primo grande, una delle chiavi di interpretazione che ci fanno capire il perché di questo titolo. Allora, Bia è una bambina di 5 anni, 6 anni muore, 5-6 anni. Cosimo poi ha altre 3 figlie femmine. Diciamo i nomi, Maria, Isabella, Lucrezia. Non vi dico le storie perché veramente è bellissimo il libro da leggere, ma quello che mi ha stupito è come, nonostante questo immenso amore che il padre porti, in particolare ad Isabella, le 3 figlie femmine in una famiglia ricca del tardo Rinascimento non sono altro che una merce. Sono cioè qualcosa che può essere rivenduto per creare un'alleanza, per un accordo, è una vendita in qualche modo che avviene, e nonostante l'amore pazzesco che questo padre in particolare prova per Isabella, anche Isabella non scapperà questo diciamo destino che coinvolgeva tutte. In le femmine belle, brutte, già da piccoline, da 5-6 anni venivano date tramite contratto in sposa per le future alleanze, e quindi forse su questo Cosimo è figlio del suo tempo, però questa cosa mi piaceva molto, insomma, proprio una sorta di mercanzia dei matrimoni. Sì, lì la dinamica è molto complessa. Perché? Perché questo padre, io vi ho detto, Cosimo non è stato bravo come padre, ha vissuto un periodo difficile, non ha potuto spogliarsi della sua veste di capo di uno Stato, quindi di persona che è responsabile non solo della sua famiglia, è responsabile di un popolo e di una nazione, e per quanto possa amare le figlie non può spogliarsi di questa veste. Quindi l'obbligo che era di tutte le famiglie, in particolare quelle titolate, per cui i figli sposavano, i matrimoni venivano decisi dalle famiglie, questo valeva per tutte le famiglie, ricche, povere, meno povere,
ma in particolare per una famiglia reale, una famiglia titolata che deve usare i propri figli anche sì come merce di alleanze, perché ognuno seguiva la sua strada, era già fissata, come dicevi tu, il primogenito maschio eredita il trono, il secondogenito va nella chiesa perché bisogna avere un punto di forza anche nella chiesa, gli altri si vedrà che matrimonio si riesce a farle fare. Le figlie o si crea un buon matrimonio o finiscono in convento. Queste erano le strade già tracciate. Ora, Cosimo, che ha già diviso per preferenze i maschi dalle femmine, e tra l'altro vuoi il caso, vuoi il percepire questo sottile disprezzo che il padre ha per loro, ha avuto figli balordi, ha avuto figli difficili, ha avuto un primogenito complicatissimo, nel senso che valeva poco ma aveva tanto potere, ed era come tutti quelli che subiscono il senso di inferiorità, capita così anche al figlio di Francesco Sforza, i primogeniti che hanno un padre molto forte, con una personalità molto forte, con grandi capacità, soffrono molto questa situazione. Sanno che erediteranno il potere, sanno che devono tener testa a un padre che ha saputo fare molto, e soffrono questa situazione. Quando percepiscono di non valere tanto, reagiscono con la violenza, con l'astio, con la prepotenza, con il volersi imporre, non con il canale del prestigio, perché sanno di non farcela, con il canale della violenza, della vendetta. E in pieno, il primogenito di Cosimo ci sarà. Gli altri saranno uno un matto furioso, e l'altro invece un astuto, un Richelieu dell'epoca, uno che va nella chiesa, appunto, sa tramare, e vedrete poi come è abile nel tessere certe trame. Ma la divisione purtroppo c'è anche tra le figlie femmine, le quali non saranno per niente solidali l'una con l'altra, sono tre sorelle che saranno totalmente sole. Perché? Perché c'è una figlia più amata. Tra di loro c'è la figlia più amata, scoprirete le ragioni leggendo il libro, la figlia più amata è Isabella. Isabella, per Isabella non valgono le regole, per Isabella c'è una linea di condotta che non ha niente a che vedere con le altre due. Scoprirete il perché, non ve lo voglio rivelare, ma scoprirete perché è lei la prescelta ad essere la più amata. Quello che prima spettava via si trasferirà su Isabella. Questo renderà le tre figlie spaventosamente infelici, anche se Isabella è una figura di donna bellissima, adesso poi immagino ne parleremo. Soffermiamoci prima su queste altre due. Queste tre sorelle crescono separate. Perché? Perché Isabella, immaginatevi una bambina ricca, super brava come Isabella, perché Isabella la sfortuna vuole che riusciva in tutto. Isabella è stata una donna di sport incredibile per l'epoca, era talmente, e questo lo dicono tutte le cronache, era talmente brava come cavallerizza che lei andava a caccia. Ora, per andare a caccia bisogna saper manovrare il cavallo con grande sicurezza, perché la caccia si fa nei boschi e andare a cavallo nei boschi è pericolosissimo. Lei saltava i fossi, tant'è che in uno ci finisce anche, è raccontato. Cioè, era audace, era coraggiosa, era sportiva, era bella, era colta, ballava divinamente, schiacciava con questa sua abilità questo fratello primogenito erede al trono, e lei ne era felicissima. Il padre le perdonava tutto. Per lei non valevano le punizioni che la madre severissima le metteva, valevano per le altre, ma lei andava dal papà e se le faceva togliere. Questo potere in mano a una bambina così dotata e così amata la faceva diventare odiosa, perché sulle altre sorelle lei le tormentava, faceva scherzi odiosi, lei era legata solo con questo fratello Giovanni. Lei, che era subito dopo di lei, avevano un anno di differenza, lei e Giovanni ne combinavano di ogni genere, si sono fatti detestare dai maschi, ma si sono fatti detestare dalle due femmine. Queste due femmine sono cresciute, l'una, la prima, Maria,
fidanzata a 6 anni, come diceva lei, a 6 anni è stata fidanzata, niente meno, fior di matrimonio, con l'Este, con l'erede al trono di Ferrara. Quindi un gran matrimonio, duchessa di Ferrara. E allora questa bambina cosa farà? Siccome si sente non abbastanza umana, amata, anzi cerca di scappare via dai suoi fratelli, dalla sua sorella Isabella, perché detesta tutti, lei sognerà il momento in cui finalmente sarà duchessa e potrà schiacciare tutti gli altri. Quindi vive la vita di bambina con questo sogno, immedesimandosi in questo sogno, sacrificandosi, perché lei deve imparare, lei deve essere come l'etichetta impone, suo marito dovrà amarla come suo padre ama sua madre, quindi lei dovrà essere perfetta. Vive tutta la sua esistenza di adolescente e di ragazzina con questa ambizione, così un giorno quando sarò duchessa, lo vedranno i miei fratelli e le mie sorelle. E vedrete che fine farà questa ragazza, vi strappa il cuore proprio. Ma peggio andrà Lucrezia, Lucrezia peggio ancora, perché Lucrezia, mentre tutti i figli sono più o meno belli, perché Cosimo era un bellissimo uomo, sua moglie altrettanto, quindi questi figli vengono belli, l'unica che ti strappa un po' il cuore perché è magrissima, si ammala abbastanza presto, insomma sua madre le dice: ma sei proprio brutta, glielo dice, sei brutta. Immaginatevi come può crescere una bambina che si sente non amata e si sente anche la più brutta del gruppo. E lei crescerà pensando che in qualche modo ha la colpa, perché è colpa sua. Se non è amata è perché qualcosa ha fatto, perché le altre sono amate. E anche lei, ecco, lei nel destino delle donne di subire un destino o matrimoniale o del convento, verrà stritolata, ma vedrete, dovrete vedere perché. Perché i destini di Maria e di Lucrezia in qualche modo sono legati assieme. Entrambe queste due sorelle faranno una fine che a me ha spezzato il cuore. Isabella apparentemente è la super fortunata, e lei si sente super fortunata. Possiamo parlare di Isabella? Sì. Lei si sente iperfortunata. Perché? Perché capisce che è la più amata, a lei le ha vinte tutte. E allora cosa pensa suo padre? Cosa progetta per lei? Ecco, ed è qui in cui Cosimo fa forse l'errore peggiore della sua vita. Perché per le altre figlie si può anche capire che lui faccia una scelta di un matrimonio politico, perché è il suo dovere, lui non può dimenticare di essere un capo di Stato. E è un sacrificio che fa fare alle figlie, però è un sacrificio che deve al suo popolo. Ha 2 figlie femmine, queste figlie vanno sposate e vanno sposate a vantaggio dello Stato. Per Isabella è molto più complicato, perché cosa scatta? Scatta questa preferenza che fa sì che induce Cosimo a fare cosa? Isabella si sposerà, ma non si muoverà da Firenze, perché io non posso tollerare di separarmi da questa figlia. Lui ha il passato di una figlia da cui si è dovuto forzatamente separare, perché l'ha separata la morte. Isabella è una splendida donna, regina di Firenze. Questa ragazza deve restare con me, perché io non posso pensare di perderla, né morirei. Ed ecco l'esempio più lampante, no? Di una cosa modernissima che accade ieri, accaduta oggi, ne sono accaduti altri 2, quello che porta all'uccisione della donna, no? E cioè quell'amore che diventa possessivo, che vuol dire che cos'è l'amore possessivo? E quando tu dici: io non posso vivere senza di te perché ne morirei. Allora cos'è che ti preme dell'amore? Non il bene dell'oggetto, della persona che ami. Quindi questo padre ama sua figlia disperatamente e non si pone il problema di dire: sapete cosa c'è? Io questa ragazza la sposo a chi vuole lei. Dai,
chi è che ti vuoi sposare? No, ti verrebbe da dire ti voglio vedere felice. Morirò quando te ne vai, ma è più importante che tu sia felice. Ti voglio così bene che ti voglio vedere felice. No, ti voglio così bene che non posso vivere senza di te. Quindi faccio un giro tortuoso e vado a cercarti un marito che accetti di lasciarti qui a Firenze, che è una cosa contraria alla mentalità di sempre, ma anche di oggi, e contraria al senso umano, perché i figli hanno il dovere, oltre che il diritto, di andarsene, di vivere la loro vita, di farsi la loro famiglia, punto e basta. No, lui vuole costruire intorno a Isabella una situazione in cui lei possa restare sempre a Firenze. E allora, cosa succede? Se posso, ecco, allora, si rende conto di questo Isabella? Isabella non gliene importa niente. Chi è il marito? Sì, mi piace, sì, va abbastanza bene, non ci sono problemi. Posso restare qui a Firenze? Sì, lui è un marito tale, io te l'ho scelto. Vedrete la macchinazione che fa, vedrete con quali criteri va a scegliere il marito, perché ovviamente deve essere un marito ricattabile, no? Perché è sul meccanismo del ricatto che tu costringi un marito a lasciare la moglie lì, perché questo marito ci perde la faccia, insomma, no? Creando un altro nemico, non solo il fratello primogenito maschio, ma un nemico che ama sua moglie, l'ha amata, ha amato Isabella, ma vedrete quale situazione gli crea intorno Cosimo. E Isabella è felicissima. Isabella si sente la donna fortunata all'interno di tante donne sfortunate, e questo è il primo tratto di grande modernità di Isabella, che lei è consapevole di essere fortunata, è consapevole che a tutte le altre donne, e poi vedrà le sue sorelle e comincerà a riflettere sugli errori che ha fatto, le altre donne hanno un destino diverso, e lo scriverà nei suoi appunti, nei suoi diari. Lo sa di essere molto fortunata, e per molto tempo è persuasa di essere una donna libera e molto fortunata. Ma in che cosa? Anche qui c'è la grande modernità di Isabella, che arriva il momento in cui lei capisce che in realtà vive in una prigione. E quando accade? Quando una donna, per un qualunque motivo, vuole uscire dalla situazione matrimoniale nella quale si trova. Possono essere mille i motivi che inducono una donna a stancarsi della situazione matrimoniale o di compagno nella quale si trova, e a volersene andare. E questo è esattamente quello che accade a Isabella. E quando questo accade, cioè quando Isabella dice ma io dove mi sono cacciata? Io in questa situazione non ci sto bene. Cosa succede? Succede quello che succede a molte donne, in qualche caso, per carità, va bene, ma quando l'altro non è d'accordo succede quello che succede a tutte le donne. Voglio uscire dal matrimonio, e a quel punto dice, o perlomeno è successo a tantissime donne anche della generazione attuale, basta andare nei centri per la protezione della donna e ne trovi tanto, succede che tu dici già, ma se io esco dal matrimonio, io come mi mantengo? Io di cosa campo? Pensate, una persona ricca come Isabella, che a un certo punto si rende conto che quando suo padre morirà e morirà, tutto va al fratello. Quindi lei, nelle case dei medici, no, ma ci puoi stare, non ti preoccupare. Sì, ci posso stare perché me lo permette mio padre, ma quando arriverà mio fratello cosa succederà? E quindi lei si rende conto che se esce dal matrimonio non sa come campare. Non solo, se esce dal matrimonio le succederà quello che sempre accade: il vituperio va alla donna, la vergogna va sulla donna, le recriminazioni vanno sulla donna, è lei che si vuole allontanare. Quindi lei, che è una donna di grande visibilità, deve affrontare una forma di povertà, di non sapere come poter campare, e una forma di condanna che sarà molto forte.
E allora Isabella si troverà nella condizione di molte donne, cioè o sono coerente, non voglio più stare nel matrimonio e quindi accetto tutte le conseguenze, che sono molto gravi, nel caso di Isabella, ma nel caso di tantissime donne, molto gravi, oppure devo accettare il compromesso, la recita, recitare con questo marito per non fargli capire che non lo amo, lo detesto e che vorrei essere da tutt'altra parte. E qui si creano le situazioni ideali, perché lei poi cercherà delle strade per difendersi dal fratello, dal marito, e nel fare questo mette in atto, diciamo che dà l'ultimo colpo a un meccanismo che era già in atto da tempo, una vendetta che era già in atto da tempo e che a quel punto si concretizzerà nelle forme che vedrete. Quindi Isabella è veramente una donna proprio vicinissima alla realtà di tantissime donne di oggi, tutte quelle che per esempio non possono mantenersi, non hanno un lavoro, non hanno un'indipendenza, moltissime donne straniere oggi sono in queste condizioni. Tutta la generazione di mia madre è stata in queste condizioni. Noi per fortuna siamo fuggite, io a gambe levate, da quella situazione, ma ancora oggi in tutto il mondo e anche qui nei paesi occidentali, in Italia, moltissime donne, forse anche italiane, ma certo tante straniere, sono esattamente nella situazione. Assolutamente, grazie Carla, anche per questo... come dire, introduzione alla situazione attuale. Oggi le donne laureate, le ragazze laureate, sono, cito una statistica, vado un po' a memoria, il 10% in più rispetto agli uomini. L'autonomia finanziaria delle donne però nel nostro paese non è stata ancora raggiunta. Ci sono percentuali al sud dove le donne non sono autonome finanziariamente in alcuni regioni del 50%, ci sono il 50% di donne in alcune regioni che non si mantengono, non sono capaci ad essere autonome finanziariamente, non hanno la possibilità, e quindi questo è un dato che ancora oggi a me sconcerta, come l'altro dato, avevo fatto su questo delle ricerche, una donna su tre possiede un conto corrente intestato, che è una, cioè ci sono due donne su tre in Italia che non hanno conto corrente intestato, quindi non hanno nessuna autonomia finanziaria anche lavorando, dipendono da ovviamente un compagno, un marito, un padre, una figura di riferimento, che può essere anche un'altra figura femminile, comunque non sono autonome. Quindi in questo senso la strada che Isabella, il muro contro il quale Isabella si scontra oggi è un po' meno spesso, ma sempre muro è. Okay. Diciamo che Isabella, laddove avesse voluto lavorare, sarebbe stata assolutamente non possibile. Forse oggi, in quel senso, per chi può, per chi vuole, per chi riesce, in particolari situazioni, una strada si può trovare. Non sempre, ma perlomeno si può. Quindi grazie anche di aver dato questa chiave di lettura che trovo molto attuale in questa storia, dove le donne soccombono, e quindi molto attuale. Volevo chiederti questo: il libro è inframmezzato di punti che si chiamano frammenti, credo che siano proprio dei pezzi di diario di Isabella. Sono reali? Perché alcuni hanno anche tipo delle descrizioni tipo bruciacchiato, illeggibile in alcuni punti, che mi ha molto... Insomma, volevo capire se era il vero diario di Isabella. Allora, in realtà, mentre le lettere degli ambasciatori sono praticamente tutte quasi completamente prese o comunque molto fedeli a quello che ho trovato scritto, nel caso di Isabella è un'invenzione. È un'invenzione che mi permette di fare cosa? Mi permette di far parlare Isabella in prima persona. Quindi raccontare lei con la sua voce il suo pensiero, il suo modo di pensare, il suo modo di essere, la realtà della sua vita. Quindi avere un occhio
non solo da terza persona, ma portando proprio lei direttamente a dialogare con il lettore, a dire il suo versante della storia. E questo penso che attualizzi molto. E a proposito di questo, lei che sostanzialmente, soprattutto dopo la morte di questa sua madre, una donna bellissima, purtroppo malata, che muore abbastanza giovane, peraltro di malaria durante un viaggio all'improvviso, anche lì un colpo terribile per Cosimo, ma già malata di tisi comunque, lei sostanzialmente sostituisce sua madre alla corte e prende tantissime decisioni. Una delle decisioni è quella, perché lei ama anche apparire una donna libera, una donna moderna, no? Una delle decisioni che prende è quella di non prendere un poeta di corte, ma una poetessa, invita una poetessa. Quella poetessa sarà cruciale per farle capire tante cose, è un personaggio storico, un documentato, si chiama Maddalena, anche se si è più incerti sul cognome. E questa donna cosa faceva? Viveva del suo lavoro, rarissimo, no? Non si sposa, vive del suo lavoro, che è la sua cultura e la sua arte. Lei scrive poesie, scrive madrigali, che poi vengono musicati, intrattiene la corte, un po' quello che faceva Ariosto, no? Per dire, solo che lui è un uomo, quindi diventa subito famosissimo. Maddalena meno, però lei faceva questo, andava di corte in corte, dove le corti la invitavano, e svolgeva questa professione, campava, viveva di questo suo mestiere. E che cosa colpisce Isabella? Ecco, allora comincia a capire che, a rendersi conto, ci saranno diversi fatti che le faranno rendere conto, uno di questi è Maddalena, e lei lì comincia a capire, ma Maddalena vive davvero da donna libera, nel senso che lei non ha bisogno di nessuno, lei vive del suo lavoro, sarà precario, sarà incerto, deve cercare le corti che le danno lavoro, ma vive del suo lavoro, va dove le pare, fa quello che le pare, non dipende da nessuno, ed è una delle pietre di confronto. Allora, attraverso queste sue memorie, io le faccio dire questa, la sua diretta versione della storia. Mentre gli ambasciatori sono storie, lettere vere, e gli ambasciatori sono un modo di documentarsi, guardate, favoloso, perché il compito di un ambasciatore, a Firenze c'era, per esempio, potentissimo, l'ambasciatore del Duca di Ferrara. Qual era il compito dell'ambasciatore allora? Uno dei tanti, non il solo naturalmente, ma uno dei tanti era quello di spiare, era la spia autorizzata. Che voleva dire cosa? Voleva dire che al suo signore lui doveva essere così abile da riferire i due versanti della storia, che erano la storia come la raccontava la corte nella quale si trovava. Il Duca di Firenze dava la sua versione dei fatti, e qui lo vedrete. Quando parliamo di manipolare, la verità è sempre stata manipolata, sempre. I documenti che abbiamo sono sempre manipolati, super manipolati. Quindi il Duca dà una versione dei fatti, e qui lo toccherete con mano, che gli fa comodo, ok? Poi c'è la verità vera. Allora, l'ambasciatore deve sapere dare la versione ufficiale, perché sennò viene buttato fuori immediatamente, e magari anche fatto fuori, perché un incidente è un attimo che capiti, no? Quindi dare la versione della corte nella quale si trova, rispettosamente, eccetera eccetera. Poi essere così bravo, e sono bravissimi, vi assicuro, le leggerete, nel dire certo c'è qualcuno che si azzarda a dire, ecco, si azzarda a dire, si sottopone al Signore un'altra versione che verosimilmente è molto più vicina al vero di quanto non sia quella ufficiale, no? E qui veramente vedrete come questi due ambasciatori di Ferrara sono di un equilibrismo pazzesco e riescono sempre a trovare il modo di dire questo è successo, anche se, pensate, c'è nel popolo, si dice,
c'è una versione che sicuramente non è vera, secondo cui è lì passa quello che deve passare. Beh, diciamo che oggi erano gli antisegnali del web, insomma davano delle versioni sempre, è sempre un po' lì. Senti Carla, è già passata un'ora senza davvero neanche, ecco, anche noi non voglio abusare troppo della pazienza. Se c'è qualche domanda per Carla, fate pure, volete, è qui a disposizione, altrimenti io posso chiederti se stai già lavorando a qualcos'altro, perché sono curiosa. Allora, puoi senz'altro chiedermelo, io posso non dirtelo, nel senso che in anticipo vi dico che il prossimo libro non uscirà con PM. Ho cambiato casa editrice e scrivo adesso per Neri Pozza. Ecco, quindi una casa con cui sono veramente molto contenta di lavorare, perché è una casa di grande livello letterario, quindi sono molto contenta. E non vogliono che si dica niente. Gli ho dato, è la prima volta che lo dico, perché finora abbiamo mantenuto un po', quindi è la prima volta che in fondo lo dico, perché tra l'altro Neri Pozza ricomprerà gli altri libri, quindi insomma è già abbastanza ufficiale in casa di te, quindi ormai lo posso dire. E loro vogliono che si mantenga riservo, anche perché io lo faccio, anche perché il libro non è finito, non uscirà quest'anno, uscirà l'anno prossimo, e io sono scaramantica perché mi conosco. Io quando ho finito il libro, quando lo considero finito, mi comporto così. Se il libro non è già stato fermato prima, cassato prima, quando arriva la fine io faccio passare 2 mesi durante i quali non lo tocco, per prendere le distanze, per raffreddare la mente, per uscire dal libro, perché sono talmente ingolfata nel libro che rischio di non avere più una necessaria terzietà, un occhio oggettivo. Quindi lascio passare 2, anche 3 mesi se posso, e poi lo riprendo. E il libro deve superare quel test difficilissimo dei 3 mesi, la mia rilettura dopo i 3 mesi. Se mi entusiasma, mi commuove, mi convince, mi dà forti emozioni, allora il libro viene consegnato alla casa editrice. Quindi un po' perché la casa editrice me lo chiede, un po' perché scaramanticamente faccio così, però è un libro bello, particolare. Allora, il prossimo lavoro con Neri Pozza, complimenti per la scelta, è bello cambiare. Per chi ha scelto ha fatto bene. Molto, sono contenta. Vabbè, comunque per l'anno prossimo, in una maniera o nell'altra, ci vedremo. Ecco, quindi ok, andiamo sulla fiducia, come sempre, perché i libri di Carla Maria Russo sono tutti bellissimi. Ringrazio ancora Carla per essere stata con noi, grazie a tutti e buona serata. Grazie, buona serata.